Buongiorno Giulianova, Operazione Verità oggi si occupa della vicenda legata alla condanna definitiva per bancarotta fraudolenta distrattiva che la Suprema Corte di Cassazione ha erogato nei confronti del presidente dell'ente Porto, Valentino, detto Fabrizio Ferrante. Questo perché tutti noi siamo venuti a conoscenza di questa sentenza solo il 22 marzo scorso da fonti diverse dall'interessato o dagli enti che lo hanno nominato alla presidenza di questo consorzio così importante, Ente Porto, che gestisce tanti milioni di euro ed è fondamentale strategicamente per la provincia di Teramo, per la regione Abruzzo e per la nostra città, cioè il porto e tutte le attività che si sviluppano al suo interno. Perché è grave? Perché noi abbiamo sostenuto sin dall'inizio che una sentenza così importante che attinge un rappresentante di un consorzio, cioè il vertice, il presidente dell'ente Porto, è stata tenuta all'oscuro della cittadinanza per quasi 3 anni. Quella sentenza è del 26 maggio 2021 e quindi il presidente dell'ente Porto lo sapeva già da quel giorno. Noi siamo venuti a conoscenza per altre vie. La domanda che abbiamo posto è: perché il presidente dell'ente Porto ha tenuto all'oscuro la cittadinanza di questo evento così importante? Magari poteva comunicarlo, rimettere il suo mandato nelle mani di chi lo aveva nominato e poi si sarebbero fatte altre riflessioni. Gli enti che lo hanno nominato e i vertici di questi enti erano a conoscenza di questa sentenza del 26 maggio 2021? E questi erano i quesiti che avevamo posto. Ad oggi, oggi è il 15 di aprile, cioè a distanza di 25 giorni, nessuno ci ha risposto a questi quesiti. Quindi riproponiamo questi quesiti. Il sindaco di Giulianova, presidente della provincia, il presidente della regione Abruzzo, il presidente della Camera di Commercio e gli altri enti che hanno nominato e fanno parte dell'assemblea dell'ente Porto, sapevano di questa sentenza definitiva, ripeto, già da 3 anni a questa parte, perché non hanno preso provvedimenti? E poi da ultimo, questa sentenza, questo è un quesito che pongo da avvocato, di solito le sentenze di questo tenore che riguardano un reato del genere presentano anche una pena accessoria. Avete verificato se questa sentenza della Suprema Corte di Cassazione irroga anche una pena accessoria a quella della reclusione di anni 2? Cioè, c'è o non c'è una irrogazione dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per un determinato periodo temporale? Questi sono i quesiti che io pongo a nome dei cittadini, perché altrimenti l'amministrazione della cosa pubblica diventa un'amministrazione che va a finire in un pozzo senza fondo. I cittadini vogliono sapere perché il sindaco di Giulianova, in questo caso, che rappresenta questa città, ad oggi non risponde. E se queste cose le sapeva prima? Se non le sapeva, perché non si è accertato adesso che qualcun altro gli ha posto questo quesito e quali provvedimenti intende adottare per ripristinare la trasparenza amministrativa? Buongiorno Giulianova.